No, 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 ragazzi, io dopo stasera, ragazzi, io ho la nausea. Io, ragazzi, con alcuni di voi veramente vi odio. Vi posso dire che oggi vi odio. Inzaghi, ti posso dire che non ti sopporto più. Ho la nausea. Io stasera non ho mangiato apposta perché ho detto io vomitavo se mangiavo stasera. Ho fatto un aperitivo oggi, ce l'ho qui. Proprio siete, proprio io non vi sopporto più. Sempre la stessa musica. Io non sono sorpreso. Cioè, solo noi e potevamo perdere con questa Juve qui. Solo noi, eh. Inizi bene, che ho detto. Mica cos'è successo? Oggi è iniziato bene. Fai un gol. Hai tirato i remi in barca. Ma ragazzi, ma siamo veramente ridicoli. Siamo veramente ridicoli. Oggi io veramente mi sono vergognato, oggi. Mi sono vergognato. Oggi è proprio ridicoli. Ridicoli, eh. Questa è una prestazione ridicola, cazzo. Ma Inzaghi, ma porca puttana, ma gliel'hai detto tu di fermarti dopo l'1-0? Dai, ma cazzo! Ma io veramente, ma io sta squadra qua è masochista, ma cazzo, ma... Ma poi, cazzo, ma il secondo gol, contropiede nostro, ci abbiamo messo mezz'ora a passare, Fares ci ha messo mezz'ora a passare la palla, Patrick ci ha messo tre quarti d'ora a controllarla, ma vaffanculo, ma allora ditelo, contropiede gol! Cioè, ma solo a noi, ste cose! Solo noi! Cioè, ragazzi, ci facciamo prendere per il culo, oh, ma solo noi con questa Juve. Che ragazzi, gli Juventini, il primo tempo, erano già a rosicare, che li tirava al culo, perché quest'anno non vincono, li tirava al culo, rapina, rapina. Ma io ripeto, di arbitri io non parlo mai, lo sapete. Sono coerente, ho visto delle scene su Instagram, uno sfigato che c'avrà 15 anni, porca puttana, non capisce un cazzo. Era lì su Instagram, lì tutto rosso. Ci avete derubato! Vergogna! Ma vai a fanculo, vai. Hai vinto 10 anni, stai zitto. Non ti tira il culo. Quest'anno non lo vinci lo scudetto, non lo vinci. E poi oggi hai meritato di vincere in campo. Non hai bisogno del rigore. Lo capisci che non hai bisogno di rigore. A parte poi il regolamento è cambiato. L'anno scorso o tu toccavi la palla in mano e era rigore. Ma quest'anno io ho visto tanti falli di mano così, non dali. Ma ripeto, tanto hai vinto sul campo, hai meritato. Strameritato perché hai sfruttato la pollaggine dei nostri giocatori del cazzo. Veramente, Inzaghi che mi mette l'Ulic a destra. Infatti, live ve l'ho detto che avremmo perso per quello. Perché oggi, se metti la formazione un po' meglio, secondo me non perdiamo. La presenza di l'Ulic, veramente, ragazzi, è stato più utile Ibra Sanremo, di l'Ulic in campo oggi, ragazzi. Ci avete proprio rotto i coglioni. Io non ce la faccio vedere più un pensionato di merda in campo. Ci hai rotto il cazzo di tenere sti vecchi da... Io veramente sempre le stesse cose da ottobre. Se oggi Fares, ragazzi, uno dei migliori, che almeno tirava in porta, ma vi rendete che siamo arrivati a dire Fares uno dei migliori, siamo arrivati a dire. Solo Correa Luis Alberto, salvo. Anche Milinkovic mi ha rotto i coglioni. Troppo lezioso. Svegliati, Milinkovic. No, che ti lamenti. Anche Immobile, tutte le volte che perde palla, si gira verso l'arbitro. Immobile, devi giocare a calcio. Devi strisciare per terra. Hai rotto il cazzo sempre di girarti verso. Ma hai rotto il cazzo vedere quando ti giri e apri le mani. Fallo fare a Chiesa. Quello lì non è un atteggiamento da Lazio. Se tu giochi con la maglia da Lazio, devi sudare dal primo al 95esimo. Hai rotto i coglioni. Non solo quando segni, capito? E Milinkovic uguale. Luis Alberto e Fares, salvo. Ci metto anche Fares. Vaffanculo, va veramente gente del cazzo. Gente del cazzo. Io quest'estate voglio cambiare giocatori. Devi. Una mezza rivoluzione, una mezza rivoluzione, perché non l'hai fatta in questi anni, perché tu non hai un giovane di merda da mettere in campo, la fai quest'estate. Vendi Milinkovic, non me ne frega un cazzo, lo vendi, ti rifai la squadra, praticamente io c'ho la nausea di questa squadra del cazzo, sempre le stesse minchiate, lo sapevo già, passi in vantaggio e ti fai rimontare, pa sempre le stesse cagate, porca puttana. Ma proprio mi state in culo, posso dirlo, mi state in culo, proprio faccio fatica a vederla. C'avevo Sanremo qua, ragazzi, era meglio che guardavo Sanremo, ve lo dico stasera. È la prima volta che veramente, dopo 10 anni che tifolate, proprio c'ho la nausea. Fanculo, rabbiò di me, cioè, si arrabbiò. Mamma mia, ragazzi, abbiamo un paralitico in porta, Reina. Manco un mezzo miracolo non lo fa mai, ma vaffanculo, va. Un paralitico. Ma porca puttana. Morata, c'era chi criticava Morata, infatti in live, l'ho elogiato troppo Morata, mi ha fatto 2 gol, l'ho elogiato troppo, ho sbagliato io. Mamma mia, ragazzi, Reina, Reina. Che poi Reina, quel tiro lì è stato bravo anche Rabiot. Ho trovato il tiro dello. Non è sicuramente colpa di Reina, però stasera veramente proprio. È la goccia che fa traboccare. Sai quando proprio c'hai il vaso pieno d'acqua? È la goccia che fa traboccare il vaso, veramente. Oggi poi proprio il suicidio di Inzaghi di mettere. E metti Marusic, che è l'unico buono che abbiamo, mettilo davanti, metti Musacchio dietro, no?
Tanto Marzio in difesa oggi cosa ha fatto? Ha lottato, ma non è un difensore. C'hai Musacchio, metti Musacchio, tanto. O metti Armini, fanculo, tanto, perso per perso, ormai sto campionato, dove vogliamo andare, ragazzi, dai. Dai, su. Le altre giocano, dai, dai. C'ha Kulusevski, quel mongolo di Kulusevski ha regalato un pallone e non sei stato capace a sfruttarlo, dai. Che poi la gente... Cioè, vedete, io vedo gente che Correa è il male di Correa. Correa, ragazzi, è un livello... Correa, io te l'ho detto, nei big match è l'unico che fa la differenza. Col Bayern Monaco che ha segnato, Correa. Oggi che ha segnato, gran gol. Correa non l'hanno preso mai oggi, Correa. L'unico che non l'hanno preso mai. E anche Luis Alberto, bisogna dire. Acerbi, out, ma... Guarda, io... Tanto, io i miei poli li conosco. Non è che cado dal pero, ragazzi. I miei poli li conosco, lo sapete. Chi mi segue lo sa. Discorsi, i soliti discorsi che faccio da ottobre. Sta squadra a fine ciclo, mettetelo in testa, Lotito. Mettetelo in testa, cambia allenatore, mi sono rotto il cazzo, cambia allenatore. E sta squadra è da rifare, perché il mercato fallimentare. Quindi i giocatori che hai preso sono da cacciare tutti. E poi ci sono della gente che ha marotti i coglioni. Vecchi, Lulic, Parobo, via, via. E ricambio un po' la squadra, perché mai... Poi sto 3-5... 3-5-2, 3-5, sempre gli stessi. Poi mai che io vedo ancora i calci da battere i calci d'angolo, cercare di tirare in, sul 3-1, cerchi di tirare in porta da angolo. C'è voluto me, c'è voluto Pereira per fare un calcio d'angolo bene, ragazzi, ma oh, ma stiamo scherzando? Cioè, ma è per quello io ste cose che mi incazzano. Cioè, ma vuol dire che qua ci prendono in giro noi tifosi, eh? Sul 3-1 provi a tirare da calcio d'angolo, ma sei cerebro reso nella testa, sei. Io d'ora in poi voglio vedere gente nuova in campo. Metti tutti Murici, per almeno gente che lotti un po'. Pereira io lo voglio sempre titolare adesso, basta. Anche Fares, titolare, lo metti titolare, non me ne frega. Perché sta gente che veramente, Luis Alberto, anche sti calci d'angolo del cazzo. L'unica cosa che gli posso dire, ma rotto il cazzo. Madonna. Sempre la stessa musica, passi. Io quando ho visto 1-1 ho detto, bene, boh, adesso 2-3-1 finisce. Proprio esausto, stufo. Sono stressato di vedere sta squadra, poi sempre qua in casa, almeno allo stadio uno va, anche se gioca male allo stadio, invece in casa vedere sta, al sabato sera, ma vaffanculo, va.